È passata una settimana da quando ho preso possesso di Galaxy S21 e wow, brava Samsung, finalmente hai limato, corretto, risolto tutte le problematiche che affliggevano i tuoi smartphone, anche top di gamma, fino all'anno scorso. E vi dico di più, in questa recensione di S21 Ultra, anche andandolo a mettere a confronto ogni tanto con Galaxy Note 20 Ultra, che è ancora interessante, però, beh, già dal design vedete una bella differenza. Galaxy S21 Ultra è leggermente più piccolo, sia in altezza che in larghezza, mentre riguardo lo spessore siamo lì. Rimane un inserto fotografico bello spesso e che si nota, però dai, è molto più elegante. E proprio elegante, secondo me, è la parola chiave per questo Galaxy S21 Ultra. Colorazione nera davvero, secondo me, azzeccata per un prodotto del genere. Si accosta molto a un ambito professionale, un nero opaco sul posteriore, dove c'è il vetro, non il glastic come il Galaxy S21, e poi questo bordo in alluminio che arriva fino all'inserto fotografico, andando a e realizzare effettivamente un design che mi piace. Si nota come qui sia uno smartphone più rifinito appunto rispetto ai precedenti. Frame in metallo, è uno smartphone ovviamente importante a livello dimensionale, peso pari a 227 grammi, quindi si fa sentire quando lo utilizziamo con una sola mano, e anche a livello ergonomico non è proprio il top, ma comunque meglio rispetto al Galaxy Note 20 Ultra, che ha quei millimetri o poco meno in più che, ecco, lo fanno impugnare ancora più difficilmente. Frontalmente il display è di assoluta qualità, il best in class sul mercato a mio avviso, con risoluzione Quad HD Plus, e tra l'altro a questa risoluzione è possibile attivare i 120 Hz di refresh rate. E qui altra caratteristica interessante, non così innovativa, ma che arriva su questi nuovi Galaxy, il refresh rate è dinamico, quindi può passare tra i 10 e i 120 Hz, andando così di fatto a consumare meno in base ai contenuti che stiamo riproducendo sullo smartphone. Quindi ad esempio un film si ferma a 30 Hz, oppure un gioco arriva a 90 Hz in base a quali supporta, mentre nella navigazione web, quando ci interrompiamo sulla schermata del browser, ecco lì va a 10 refresh rate, andando a consumare effettivamente meno batteria. Questo è assolutamente importante. Neri profondi, colori brillanti, belli saturi, ma non così tanto come avveniva magari in passato, ancora prima degli S20. Già gli S20 avevano un ottimo pannello, e luminosità massima di 1500 nits, quindi davvero un faro, sotto il sole si vede assolutamente senza nessun problema, anche qui leggermente superiore rispetto agli S21 che si fermano invece a 1300. Caratteristica che poi viene mantenuta è la curvatura sui bordi, ma è proprio accennata, quasi impercettibile, e ormai Samsung, diciamo che sta tornando verso i display flat, giusto probabilmente per renderlo più gradevole alla vista, ha realizzato questa curvatura che è così appunto impercettibile, che non ha problemi di strani riflessi oppure di andare a non mostrare contenuti del display, quindi assolutamente secondo me un ottimo compromesso. E poi una differenza secondo me sostanziale è sul sensore di impronte, più grande ma soprattutto più reattivo. Mettendoli a confronto si vede proprio, è palpabile la differenza tra le due generazioni. Entrambi sono ultrasonici, però guardate come l'S21 Ultra è praticamente fulmineo rispetto al Galaxy Note 20 Ultra, e così anche come sui Galaxy S20, ed era effettivamente un punto di cui mi ero lamentato lo scorso anno. Molto brava Samsung, che hai finalmente colmato il gap rispetto ad alcuni brand cinesi che effettivamente facevano molto meglio. Per chiudere la parentesi sulla parte di touch and feel, assolutamente ottimo il feedback aptico, e così anche l'audio stereo, che è superiore rispetto anche all'S21 e superiore rispetto anche ad iPhone 11 Pro Max. L'ho comprato con lui, non con il 12 perché al momento non ce l'ho, però assolutamente alta qualità, i bassi sono presenti, e vedere dei contenuti multimediali, film, giochi su questo display con questo audio è davvero coinvolgente. Entri proprio nella scena e puoi anche percepire da dove arrivano i vari suoni per orientarti all'interno del gioco, quindi l'audio è anche un po' spaziale. Assolutamente promosso quindi dal punto di vista multimediale. Per, diciamo, gli amanti della porta audio 3,5 mm purtroppo manca. Ma una cosa che mi ha sorpreso letteralmente in positivo è il processore Exynos 2100, assolutamente un'ottima CPU, 5 nanometri di processo produttivo, con un'architettura simile rispetto allo Snapdragon 888, e credetemi quando vi dico che ci si dimentica di avere un Exynos all'interno, perché assolutamente offre delle ottime performance. Lui è fulmineo, nel senso che assomiglia banalmente a un OnePlus, ad altri brand che su questo
ne hanno fatto un cavallo di battaglia, ecco che Samsung è andata praticamente a recuperarli con un cambio di processore praticamente. Zero lag, zero impuntamenti, anche in gaming estremamente fluido. Ecco, qualche lag c'è, come abbiamo detto anche nella recensione del Galaxy S21, avviene magari quando stiamo andando a chiudere un gioco molto pesante, oppure la fotocamera dopo averla utilizzata in maniera intensa e quindi occupa magari tanta memoria, ecco, quando andiamo a chiuderla si crea un micro lag, però è veramente l'unico che si può vedere durante l'esperienza d'uso, quindi assolutamente promosso a questo punto di vista. E tra l'altro è un processore con anche un nuovo modem 5G che funziona ottimamente. Vi confermo quanto vi avevo detto nell'anteprima, io mi trovo qui a Milano con operatore Vodafone e solitamente non è proprio un granché di connettività. Ora non so se Vodafone magari ha migliorato l'infrastruttura proprio in questi giorni, ma dubito. E lui prende bene, funziona molto bene, quindi assolutamente promosso anche da questo punto di vista, anche se sappiamo che la tecnologia 5G non è ancora al suo stadio, diciamo, evolutivo, ma sarà un'evoluzione che andrà avanti nei prossimi mesi, se non anni. E riguardo la ricezione in generale, lui come va? Beh, intanto è dual SIM, il carrellino ha due slot per le SIM, poi supporta anche le SIM. E lato ricezione, vi ricorderete che l'S20 Ultra l'avevo definito il top di gamma con la miglior ricezione. Beh, vado a confermare più o meno questo risultato anche per S21 Ultra, che però lo inserisco un filino sotto rispetto a S20 Ultra. Mi ha dato questa sensazione, però assolutamente prende molto molto bene. 12 o 16 GB di RAM in base al modello, 128, 256 e 512 GB di memoria interna, purtroppo non espandibile. E chiudendo un po' il discorso performance, anche le temperature sembrano essere abbastanza sotto controllo. Lui non si scalda praticamente mai, se non quando andiamo a utilizzare in maniera intensa il comparto fotografico, quindi diversi minuti di registrazione video oppure diverse foto, o quando andiamo a giocare in maniera molto intensa a eventuali, appunto, giochi pesanti. Però ecco, nel 95% delle situazioni in cui si utilizza lo smartphone lui non si surriscalda mai, e quindi anche su questo fronte non ho notato un problema evidente. Processore che va a muovere il software di Android 11, questa è la base, con interfaccia grafica One UI 3.1, ovvero la One UI 3.0 con giusto qualche novità che ora vi racconto. Un'interfaccia grafica in generale al solito molto completa, con svariate possibilità di collegamento ad altri device, come ad esempio Samsung DeX, che non manca, quindi si può collegare ad un monitor per trasformare questo piccolo smartphone, piccolo per modo di dire, in un computer. Oppure abbiamo anche collegamento a Windows tramite l'applicazione Il mio telefono sul computer, per cui possiamo andare a scambiare file ma anche chiamate e notifiche, o ancora la condivisione nelle vicinanze, che sempre di più su Android si sta espandendo, e quindi possiamo andare a trasferire tra un telefono e l'altro in maniera molto efficace, molto veloce, dei file. Poi ci sono alcune rifiniture grafiche qua e là, ma la novità principale è la scomparsa di Samsung Daily in favore di Google Discover. Assolutamente grandissima novità che ho apprezzato molto, ma per gli amanti del feed di Samsung vi basta tenere premuto sulla home screen e andare sulla sinistra per andare ad attivare Samsung Free, che va assolutamente a sostituire il Samsung Daily in maniera molto più efficace, perché ha meno lag anche lui e meno complicazioni, ci sono poche informazioni, quelle basilari e che servono, oppure potete anche disabilitare entrambi e non avere niente sulla sinistra. Altre novità sono nell'applicazione Galleria, dove ci sono due aggiunte secondo me degne di nota. La prima è la gomma oggetto, che permette di rimuovere elementi indesiderati da una fotografia. La seconda invece è la possibilità di rimuovere i dati su dove si è scattata una foto prima di andarla a condividere, e questo in tema privacy secondo me è importante. E poi ci sono delle novità nell'applicazione fotocamera. La prima è scatto singolo 2.0, ovvero la possibilità di andare a registrare un breve video di 10-15 secondi e poi l'intelligenza artificiale tirerà fuori delle immagini, dei video, andando a creare anche degli effetti particolari. Questa funzione è stata arricchita rispetto a quella presente sugli S20, e una cosa che mi è piaciuta particolarmente è la comparsa finalmente dell'impostazione della risoluzione qui in prima schermata, senza dover andare nelle impostazioni, cercare il parametro e poterlo quindi modificare. Basta cliccare qui e abbiamo già la scelta di passaggio tra l'HD 30 fino all'8K in 24. E visto che parliamo di fotocamere, è arrivato il momento di andare ad analizzare questi due comparti fotografici. Primo sensore da 108 megapixel, ma è tutto nuovo, è il Samsung ISOCELL HM3, con due principali novità. La prima è una messa a fuoco migliore grazie all'unione tra la tecnologia dual pixel e quella a rilevamento di fase, poi c'è supporto anche il laser autofocus qui sulla sinistra. La seconda novità è che può scattare
portare anche fino in 12 bit in RAW, quindi va a colmare il gap che Apple aveva creato con il Pro RAW. Il secondo sensore invece è un 10 megapixel teleobiettivo 3x. Il terzo sensore è lo stesso 10 megapixel ma coricato su un fianco e messo in un sistema periscopio per arrivare a un 10x ottico di ingrandimento, e poi c'è l'ultra grandangolare, anche questa è una fotocamera nuova. E parto proprio da quest'ultima, che tra l'altro ha anche una messa a fuoco automatica dual pixel, quindi si possono fare anche foto macro, ma il suo punto debole è ovviamente in presenza di poca luminosità, quindi vedete le immagini anche a confronto con il Note 20 Ultra tende a presentare un po' di rumore, meno del Note ma comunque è presente, magari in futuro Samsung può lavorare lato software per migliorare questo aspetto. Con la fotocamera principale invece sono ovviamente di ottima qualità, ma solamente facendo una comparativa accurata si può apprezzare la qualità in più che si è raggiunta. E tra l'altro questo sensore ha anche una gamma dinamica maggiore, e questo si può notare con alcune foto dove c'è appunto più gamma dinamica ma anche una miglior calibrazione del bianco. Molto bene i sensori zoom, anche se sono da 10 megapixel e quindi poi vengono interpolati a 12, e si nota effettivamente un maggior dettaglio nelle fotografie rispetto anche al Note e sicuramente anche rispetto all'S20 Ultra, che invece si fermava a circa un 4x ottico, poi lavorava di interpolazione. E in linea generale la qualità e la calibrazione del bianco fra tutte le fotocamere è uniforme, quindi nel passaggio tra una fotocamera e l'altra da questo punto di vista non ci sono problemi. Però ecco, in video c'è quel piccolo scatto quando si passa da un sensore all'altro che si nota, e anche qui Samsung può sicuramente lavorarci per migliorare. In video nessun problema di messa a fuoco, anzi su questo fronte secondo me hanno risolto tutti i problemi che si erano presentati sugli S20. Può registrare fino a risoluzione di 8K in 24 fps, da cui si può effettivamente tirare fuori delle fotografie in post direttamente dall'applicazione galleria, oppure anche in 4K 60 fps con tutti i sensori, ma durante la registrazione non si può passare da un sensore all'altro, mentre in 4K 30 fps questo è possibile. Poi c'è anche l'ultra modalità stabilizzata, che è fenomenale e utilizza il sensore grandangolare appunto per andare a ridurre i movimenti. E sul fronte autonomia anche qui lui mi ha sorpreso. Lato tecnico non è niente di diverso rispetto a S20 Ultra, 5000 mAh di batteria, supporto a ricarica rapida a 25W, quindi non così rapida, supporto a ricarica wireless e supporto alla ricarica wireless inversa, quindi basta appoggiare un altro dispositivo o le cuffiette per andare a ricaricarli. Riguardo l'utilizzo, lui permette di arrivare all'incirca a 6 ore e mezza di display acceso durante la giornata, quindi assolutamente non è un risultato pazzesco ma incredibile se si pensa che è un Samsung con un processore Exynos. Quindi si può effettivamente affermare che Samsung ha risolto le sue problematiche da questo punto di vista, ovvero quello dei consumi, dove fino all'anno scorso era ovviamente poco adeguata, come ad esempio su questo Galaxy Note 20 Ultra, dove fare le 4 ore e mezza non dico che fosse difficile ma quasi. Poi dipende ovviamente anche dall'utilizzo, quindi potete anche andare ad aumentare questo valore ad esempio andando a ridurre la risoluzione in Full HD Plus, andando a attivare ad esempio il tema scuro, andando a giocare un po' con le impostazioni della batteria, con il risparmio energetico, con l'ottimizzazione automatica. Ecco, ci sono tanti passaggi, tanti parametri che vi ho inserito nella recensione scritta, e se volete andare a ottimizzare un pochettino l'utilizzo dello smartphone sicuramente potrebbero essere un aiutino ulteriore per arrivare anche magari a 7 ore di display acceso. Beh, che dirvi dunque, Galaxy S21 Ultra mi ha assolutamente stupito un po' su tutti i frangenti. Tra l'altro supporta anche l'S Pen, quindi se avete un vecchio Galaxy Note che non utilizzate più potete andare a recuperare l'S Pen e andarlo a utilizzare sul display come se nulla fosse, e questa è un'aggiunta. Se invece non avete nessun S Pen potete comprarlo a parte, costo 79€ insieme alla cover, che però va un po' a ingrandirne le dimensioni, quindi valutate attentamente. E se proprio gli vogliamo trovare una mancanza, possiamo parlare sicuramente del cassetto micro SD che sparisce su questi nuovi Galaxy S21, ma problema che si può sopperire andando a fare una scelta magari più oculata in fase di acquisto, perché i tagli di memoria sono 3, 128, 256 e 512 GB, con ovviamente prezzi a salire. Prezzi importanti ma inferiori rispetto allo scorso anno, e sì,
1.279 euro sono comunque tanti, ma se volessi spendere una cifra del genere lo farei solo di fronte a un S21 Ultra probabilmente, perché lui è lo smartphone più completo attualmente sul mercato e senza lacune o difetti evidenti. Ovviamente tutto ciò che ho sottolineato come difetti, io spero e invito anche Samsung ad andarli a correggere lato software, cosa fattibile, perché sono principalmente delle sottigliezze software da andare a limare. Ma questa recensione era davvero tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, lasciate un bel like, condividetela e fatemi sapere la vostra idea, se oppure avete già deciso di acquistarlo oppure avete già trovato un altro smartphone su cui andare. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.